nostri telespettatori, siamo qui a Scienza e Lavoro. L'opinione pubblica continua ad occuparsi, secondo noi, di cose sì, che hanno una loro relativa importanza, ma si stanno allontanando dal tema focale per il futuro di questo paese, il tema dell'occupazione, l'occupazione attraverso delle scelte economiche ed organizzative giuste, corrette. Questo lo vedremo sia nel settore del mercato del lavoro privato, ma lo vedremo anche in quella che si prospetta la riforma della pubblica amministrazione, quindi del ruolo che hanno i dipendenti pubblici in riferimento ai loro servizi e alle attività che fanno per il supporto ai cittadini alle famiglie e alle imprese. Su questo argomento eh, abbiamo chiamato ad intervenire eh, tre illustri ospiti che hanno delle competenze relative al mondo del lavoro sotto il profilo dei rapporti di lavoro e sotto il profilo delle analisi che vengono fatte relativamente a cosa non va nel settore dell'economia, cosa non va nelle regole per avere finalmente una... Corretta occupazione. Do il mio benvenuto a un nostro ospite eh, già intervenuto qui a Scienza al Lavoro, il professor Paolo Possenti del Centro Studi Einstein. Eh, buonasera, professor Possenti. Buonasera. Conosciuto tutti noi anche come un grande storico dell'economia e quindi conoscenza un po' in tutta Europa. Eh, di quello che è in questo momento eh, il, la situazione dell'economia, la situazione dell'occupazione. Non potevamo che non avere un rappresentante delle dei forze sindacali che sono attualmente presenti all'interno del comune di Roma, rappresentante eh, unitario nell'RSU, abbiamo qui Francesco Pellicano, eletto però eh, dentro le liste della CISL. Esatto. Buonasera Pellicano. Buonasera. E è tornato a parlare attraverso i nostri teleschermi il nostro amatissimo sociologo, non amato dai modernisti, ma amato da chi invece cerca una maggiore occupazione e una occupazione più responsabile e con maggiore, diciamo così, autorità. Do il benvenuto al nostro professor Antonio Saccà. Buonasera Saccà. Buonasera. Cominciamo con quello che è, secondo noi, il dramma vero di questo paese, ma non in virtù dei dati statistici, è da analizzare in virtù di quello che è la prospettiva per il futuro. Se tanti giovani oggi non lavorano ed arrivano all'età di 40 anni senza un lavoro, ma quale sarà la futura classe dirigente di viziati privilegiati figli di papà o sarà invece una società che troverà di nuovo tutto il suo specchio e quindi tutta la sua rappresentatività nelle posizioni che servono a guidare l'economia e la pubblica amministrazione. Sentiamo cosa hanno da dirci i dati statistici di Banca d'Italia. Parlando di lavoro e di giovani in particolare, occorre partire da alcuni dati. In Italia, per effetto della crisi, a gennaio di quest'anno il tasso di disoccupazione è risultato di poco inferiore al 13%, mentre quello giovanile addirittura ha superato il 42%. Sono numeri preoccupanti che evidenziano l'assoluta necessità di interventi urgenti e strutturali che favoriscano la ripresa economica e di conseguenza l'occupazione. Tra le misure più significative da adottare in materia di lavoro rientra la riduzione del cuneo fiscale e contributivo. In Italia infatti eccessivamente ampio il divario tra costo del lavoro sostenuto dalle imprese, comunque da ridurre, e retribuzione netta percepita dal lavoratore in busta paga, con evidenti conseguenze negative anche sui consumi. Quanto ai giovani, 7 milioni in Europa sono oggi interessati da un importante programma comunitario. Si tratta della cosiddetta Garanzia Giovani, un progetto sperimentale di due anni predisposto proprio per combattere la disoccupazione giovanile. 6 miliardi di euro la dotazione finanziaria, un miliardo e mezzo solo per l'Italia, ripartito tra le regioni. Obiettivo è assicurare un sostegno concreto sotto forma di voucher, eventualmente accompagnato da un bonus per l'impresa riservato ai giovani tra 15 e 24 anni che hanno terminato gli studi o hanno perso il lavoro. Il limite di età dovrebbe essere elevato a 29 anni dall'attuale governo anche su richiesta dell'associazione bancaria. Il voucher è finalizzato all'inserimento o reinserimento nel lavoro oppure ad un'offerta formativa diretta anch'essa all'inclusione lavorativa o al raggiungimento di una qualifica. L'avvio effettivo del programma a livello nazionale è stabilito per il mese di maggio. Nell'ambito dei provvedimenti rivolti ai, ai giovani rientrano anche i tirocini che tuttavia, è bene ricordarlo, non configurano un rapporto di lavoro. Il riferimento va in particolare ai cosiddetti stage di orientamento al lavoro e formazione ridefiniti di recente dalla conferenza Stato-Regioni anche per evitarne un uso distorto. Un posto di assoluto rilievo per combattere il fenomeno della disoccupazione giovanile spetta sicuramente al contratto di apprendistato che consente assunzioni di giovani fino a 30 anni non compiuti prevedendo anche benefici normativi e contributivi. Il nuovo apprendistato è stato introdotto dalla cosiddetta legge Biaggi nel 2003, in sostituzione dell'ormai superato contratto di formazione e lavoro. Negli ultimi dieci anni sono stati adottati numerosi interventi normativi per semplificare e rendere più agevole il ricorso a tale strumento contrattuale. Questo perché il contratto di apprendistato ha incontrato difficoltà sopra, dovute al sovrapporsi di competenze tra Stato, Regioni e contrattazione collettiva tanto da richiedere un doppio intervento della Corte Costituzionale nel 2005 e nel 2010. Finalmente il testo unico del 2011, con soli sette articoli, ha riformato l'apprendistato, identificandolo come canale principale per l'accesso dei giovani al mondo del lavoro e assegnando con chiarezza un ruolo centrale, potremmo dire quasi esclusivo, alla contrattazione collettiva. Tre sono le tipologie del nuovo apprendistato. La più utilizzata è il contratto professionalizzante o di mestiere, finalizzato a far conseguire al giovane una qualifica professionale a fini contrattuali. Dopo le modifiche apportate dalla legge Fornero nel 2012, a febbraio di quest'anno sono state adottate linee guida di semplificazione. L'attuale governo è quindi nuovamente intervenuto sull'apprendistato emanando un recente decreto legge. Sostanzialmente condiviso all'Associazione bancaria un'audizione alla Camera, nel corso della quale è proposto anche alcuni emendamenti. Le vicende che abbiamo fin qui ripercorso a proposito dell'apprendistato devono farci comunque riflettere sul fatto che il lavoro non si crea per legge, ma soprattutto in presenza di un'effettiva ripresa economica. Tuttavia, è altrettanto evidente che l'introduzione di norme facilmente applicabili nonché chiare e certe non può che favorire la tanto attesa crescita, non solo economica ma anche occupazionale. Ecco, mi sembra che la frase finale, che il lavoro non si crea per legge, è quello che i politici non continuano a capire. Professor Possenti, eh, quali sono gli strumenti da mettere in campo per togliere i nostri giovani da questa lunga sofferenza, cioè l'idea di aver perso un po' di speranza verso il futuro. L'unica cosa giusta che io ho sentito da, da, da quello che dicevi anche tu è che que, que, cosa bisogna fare per creare dei posti di lavoro. La risposta è semplice ma è impossibile o quasi in Italia anche perché è deviata da situazioni marginali, le quali incidono fortemente sull'utilizzo sul, uh, dei posti di lavoro. La prima cosa è, uh, diciamo, da che da tempo che esiste in Italia una situazione di mancata di crescita del PIL e la mancata crescita del PIL è collegata alla scarsa, questo fino agli anni eh, 2000, alla scarsa competitività dei prodotti italiani che in alcuni settori vanno molto bene, e ce lo raccontano sempre nelle televisioni, eccetera, ma, ma nella maggior parte dei settori, specialmente il manifatturiero, quello famoso del nord-est delle mie marche, eccetera, eccetera, è in una situazione catastrofica. Perché? Per due motivi fondamentali. Primo, perché i costi sono troppo alti, sia del lavoro, ma non perché guadagnino troppo i lavoratori, ma perché c'è un cuneo fiscale che si porta via una parte notevole dello stipendio, una cosa che non accade in quasi nessun paese. La seconda, volta, la seconda cosa è che eh, il mondo del lavoro in Italia si trova incastrato in una situazione di, eh, di crisi di, di, di liquidità e di finanziamento per affrontare le eh, nuove imprese nuove... e questo è un problema che non può imputarsi alla dirigente politica italiana che è solamente in parte, perché la grande crisi nel settore del finanziamento, dei finanziamenti delle, e quindi delle nostre banche è nata non in Italia ma in America e in Inghilterra. Secondo, se, eh, perché hanno seguito nella loro idea di dominio mondiale una, una logica che è quella di controllare la finanza e non più l'impero britannico con il diretto dominio politico. Il diretto dominio politico eh, si è dimostrato poi dopo, su, dai fatti che sono susseguiti nel dopoguerra, gli stessi Stati Uniti l'hanno perso sempre, perché l'unica guerra che hanno vinto gli Stati Uniti è, è contro quella della Repubblica Dominicana, il resto hanno perso sempre. Cosa vuol dire? Vuol dire che non sono più in grado di gestire e di dominare politicamente, vediamo poi l'Iraq da questi giorni. E hanno tentato di dominare la, con la finanza, con un'alleanza storica, con i produttori di petrolio, con questi detentori di questa rendita ricardiana, la quale, eh, mineraria, la quale è, ha permesso loro di gestire eh, tutti i movimenti maggiori che c'erano, finché dopo aver speculato fino all'ultima lira hanno cominciato a fare le truffe, cioè ai famosi derivati, i famosi, che siccome in America si può pagare sotto banco le intermediazioni finanziarie, hanno inquinato tutto l'Europa, a cominciare dalla Deutsche Bank, che è la prima che poi ha venduto i titoli italiani. La Deutsche Bank non è più una banca tedesca, è una banca in mano a questi gruppi americani dall'epoca della Tröstersbank, Bank quando hanno fatto la fusione. È una banca, diciamo così, che è rovinosa nell'economia nell europea anche perché ha un peso notevole nella Bundesbank. Va bene? Non è la banca di Rausen, di Abs, tantomeno, di Rausen, di questa gente qua. È la banca di Von Böhm e di questi personaggi strani che sono arrivati lì dentro. Questo è molto importante perché la Germania è un paese che è leader nell'ambito del... Quindi l'occupazione e l'economia sono fermate dalla mancanza di credito? Dalla, dalla mancanza di perché L'Italia si è trovata, diciamo così, impaniata in due, in due situazioni. Da un lato, questi, questi, questi titoli che dentro, stanno ancora dentro il cavo delle banche, poi ci sono i titoli dello Stato italiano. Quindi, le banche italiane, come possibilità di spendere, è minima e, e infatti, non agiscono più da banche. Si potrebbe solamente rimediare in parte, non so se questo è ancora possibile, ritornando a una divisione storica che ci dovrebbe essere nel sistema bancario che esiste in Germania. Le banche finanziarie che fanno quello che vogliono e le Raffaisencasse, come le chiamano i tedeschi, che sono le banche, diciamo così, delle cooperative che operano sul territorio. Non risolverebbe i più grandi problemi, però perlomeno avrebbero. Una, uh, la possibilità di adoperare i depositi dei loro clienti per eh, impiegare sul territorio. Però si aggiunge un'altra cosa in Italia molto grave, perché mancando soldi manca l'impresa, io lo so perché ho so vissuto una vita nella confartigianato, quando il piccolo imprenditore mette il lavoro, quando ha messo l'ipoteca sulla propria casa e, e, e va in banca e non gli danno i soldi per comprare una macchina, come diceva lei prima. Che non c'è la macchina per comprare i soldi, capisce che questo personaggio è emarginato dal sistema economico anche se fosse il migliore degli imprenditori. Ah, c'è un altro aspetto poi in Italia: che quando è, andato, che è stata l'entrata dell'euro, che eh, poche parole, perché non voglio togliere la parola. L'entrata dell'euro è uno dei classici errori errori fatti dalla, dai nostri intellettuali italiani o pseudo-economisti eccetera eccetera perché si è pensato in Grecia, in Italia e in molti paesi che fosse la panacea a tutti i mali entriamo lì, abbiamo una moneta buona, forte eccetera eccetera tutto il resto non si vede più però loro hanno firmato delle carte che eh, ha legato la, 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 la quantità monetaria come giusto del resto al PIL, al prodotto nazionale lordo il PIL nazionale lordo italiano che ha trattato Prodi con tutti gli altri popoli certo. tedeschi è una, un errore, diciamo un errore per non dire un atto criminale. Perché noi sappiamo tutti, per ragioni storiche che è importante sempre esaminare anche nell'economia, che il PIL italiano ufficiale, quello che risulta cioè dalle tasse, sì. non è il vero PIL dell'Italia, il PIL italiano è molto più grande, certo, al di là quindi di là noi avremmo potuto certo. ottenere, dicendo la verità, proprio brutto muso. Un tasso di cambio migliore. No, un, tasso, un tasso di cambio intanto migliore e poi una quantità di denaro molto superiore perché a noi ci è concesso, questi soldi che ce concede la BCE ce, ce li danno in base al PIL. Se cioè noi dichiariamo un PIL che è inferiore alla cosa è chiaro che ce ne danno di meno, punto. Pellicano, la tematica del eh, acc... lavoro... No, questo ci rivedremo dopo, se Possenti e finiamo la cosa. Volevo aggiungere una cosa solo... Sì, non solo Pellicano, più, più che aggiungere, eh, no, il avere... fatto che... Sì. in Italia in Italia, sì, non è stato però controllato il cambio dall'euro alla lira, questo che, e questo è questo che sto dicendo, eh? sì. il, pillo, il, cambio, il, è... sì, il cambio sui prezzi no, la, 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 come, come si a, vive oggi? Almeno cambiare l'euro, vive... non 1,936 ma 1 come... Pellicano è... come si vive oggi a Roma ehm, la tematica della mancanza di occupazione? Eh, come, come, come sentiamo in questo momento in Roma i giovani? Ecco? Io per quello che, che mi compete vedo che c'è molto malcontento, molto, i giovani sono molto tristi, sono molti, tutti demotivati e senza speranza. Addirittura parliamo che ci sono dei concorsi in essere, dei vincitori, no? che purtroppo non credo che in questa fase... Roma Capitale sia in grado neanche di assumerli per il fatto che abbiamo i bilanci un po' disastrati. Quindi non, non vedo in questo momento una prospettiva per i giovani e questo ci preoccupa moltissimo, soprattutto io che ne vengo da un'estrazione sindacale, quindi vedo, ho cioè il polso della situazione girando per Roma, c'è molto sconforto in tutti. L'occupazione giovanile, ecco, che idea avete voi? Il rapporto con il mondo de dell'impresa che eh, dialoga un po' anche con la pubblica amministrazione, ecco. si può fare un qualcosa di più per agevolare, per cercare di far ripartire io credo, il sistema economico? Io per far ripartire il sistema economico c'è solo una cosa da fare. Secondo me è rinnovare tutti i contratti nazionali che quindi girano soldi, la gente spende, dispone, ma. Così in questa fase non vedo prospettive. Se, se non cambia qualcosa, c'è la speranza che questo governo faccia delle norme, delle... ma attualmente non credo che ci sia futuro. Se deve rimettere liquidità nel sistema. Si deve rimettere liquidità nel sistema, come ho detto Pocanzi. Ma eh, questo bisogna fare il discorso fa anche Renzi, peraltro. Ma bisogna vedere certo. se lo fanno fare. Adesso questo. Certo. Poi scusi dottor. Professor Saccà. È così dura, ormai siamo in una spirale di recessione totale o c'è la possibilità di mettere in campo un cambiamento che può far ripartire l'occupazione? Guarda, come sai io vedo le cose da un altro punto di vista ed è radicale, cioè siamo alla crisi del capitalismo o a una crisi nel capitalismo? Questa è la domanda essenziale, perché altrimenti si fanno questione di piccolo cabotaggio su piccoli eventi che non sono strutturali all'interno della storia del mondiale, capitalismo, che non alla storia del capitalismo. Il capitalismo vive di profitto. Tutto quello che sta avvenendo è un tentativo da parte del capitalismo, sia capitalismo finanziario sia capitalismo produttivo, diciamo, dell'economia reale cosiddetta, di ridarsi i profitti. Perché c'è stata una caduta del profitto e loro hanno inventato degli strumenti per riottenere il profitto. E come lo hanno ottenuto? Con i mezzi speculativi di cui parlavamo prima, che è una variante del profitto, attenzione, rientra nel profitto. nella logica cioè, loro. Quando, e ovviamente quando loro fanno queste speculazioni bancarie, sono maniera per cui le banche e gli associati bancari, il mondo finanziario in generale, ottiene profitto. L'altra maniera è quella di ottenere profitto nel campo dell'economia reale. Come? Attraverso la crisi, no, non dimentichiamo, qui si ragiona sulla crisi, come se la crisi fosse qualcosa a favore del, gran, del grande capitale, ma niente affatto, ma niente affatto, se si guarda le cose così si, si altera totalmente l'interpretazione di quello che sta accadendo. Quello che sta accadendo è un tentativo assolutamente scientifico di mettere sull'astrico migliaia e milioni di persone in maniera da abbassare il costo del lavoro. Questo è lo scopo di questa crisi. La crisi ha uno scopo, non è soltanto l'idea, noi ci facciamo l'idea come se i governi fossero preoccupati della disoccupazione, ma non gliene importano gli accidenti dell'occupazione, la vogliono. Vogliono la disoccupazione e la sottooccupazione. Quello che sta accadendo nel mondo dell'immigrazione è sintomatico di questo scopo. Ma voi pensate che non ci sia uno scopo lucido nel far entrare ogni giorno 5.000 persone per abbassare i costi del lavoro? Ma è assurdo pensare il contrario e fingere la scena del salvataggio quando si sa benissimo che non è così che si vogliono fare le cose. Questa gente è calmierata, ha una destinazione, sa dove andare, paga pochissimo il suo lavoro, è fuori legge e così via. Quindi c'è un tentativo da parte del grande capitale e della grande finanza di abbassare il costo del lavoro, il grande capitale produttivo dell'economia delle, dell reale, perché non andava avanti, diciamolo francamente, in concorrenza con la Cina, che resta da fare a un capitalista occidentale? Abbattere il costo del lavoro, ma tutto ciò che sta avvenendo è il tentativo di avere costi del lavoro minimi, dove la contraddizione, che avendo costi del lavoro minimi i consumi crollano, ed allora non si esce da questa situazione non c'è ascio che euro, 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 Europa. banca non banca a parte il fatto che dare i soldi alle banche è una riproduzione della fregatura della gente perché i soldi non li danno alla gente, li danno alle banche le quali banche non le dà alla gente, le dà a se stessa quindi che... è, non è, è una situazione veramente criminale questa qua che stiamo Speriamo dicendo. che questo sia uno degli interventi che la nuova Commissione europea o il nuovo Parlamento europeo mette in campo e questo è, è verissimo in realtà tutte queste iniezioni di liquidità eh, quando vengono descritte creano delle aspettative non serve a niente dopodiché la prima grande ondata di liquidità almeno che è arrivata in Italia è stata tutta quanta utilizzata per comprare titoli che, di Stato a un, un alto tasso di rendimento quindi che maniera è questa di salvare le banche? per moni? andare a compensare la, ma, no, le, scusa, le, il te, fallimento delle banche che hanno i titoli è tosti è e ogni tanto si riproduce la crisi delle banche per dare soldi alle banche. Noi a otto anni che stiamo dando soldi alle banche le quali sono sempre in crisi. Ma è mai possibile tutta questa ondata di soldi e avere sempre le banche in crisi e in deficit. Ma non è possibile la ricapitalizzazione delle banche quando si stanno inondando le banche di, di soldi. Infatti, è una crisi del capitalismo la quale crisi è finalizzata a restituire il profitto al capitale, il quale capitale non sapeva fare il profitto normalmente. E sapendo fare, non sapendo fare il profitto normalmente lo fa patologicamente. Ed è un profitto patologico, in criminale, il quale ascolta ha ah, come base lo sfruttamento del ceto medio, il quale cedo medio è l'unico accertabile fiscalmente e sta inondando il ceto medio di tasse e tar... di tasse e tributi, il... e per cui il ceto medio verrà rovinato letteralmente in maniera da finanziare questi, questi non so come definirli. Questa via non ha uscita, no, scusami, Diego, questa via porterà a un dominio di poche persone a carattere di grande capitale e di grande banche e rovinerà totalmente la società. A meno che non c'è una soluzione, che tu sai qual è la mia soluzione, che poi magari se Ma vuoi ne parlo dopo. Io quello che volevo dire è aggiungere ecco, no, in Mattiasi merito a tutto questo... E che sicuramente oggi per far ripartire l'occupazione in Italia, ma non solo per italia ma anche un po' per tutto quanto il mondo, io vedrei eh, la possibilità da parte della Banca Centrale eh, di dare denaro fresco agli stati e non alle banche e utilizzarlo forse poi, come diceva Pellicano prima, per esempio per andare a riaumentare tutti quanti i contratti del lavoro. Accessori e quindi andare a rimettere ai lavoratori di dare capitale ai lavori quindi dargli un, un contratto di lavoro più gratificante e qui questo fa ripartire i consumi ringrazi, questa potrebbe essere posso un meccanismo ascolta un attimo, quello che dice è esattissimo se fossimo in una condizione in cui il capitale vuole questo ma il capitale ha cambiato pelle può... ascolta un attimo, il Stati capitale nazionali. non vuole più un'economia di consumo Vuole un'economia di licenziamento e di sottooccupazione. Questo è quel che si perde di vista. La vera rivoluzione che sta accadendo è che non vogliono l'occupazione. Perché l'occupazione suppone salario e il capitalismo oggi sostituisce i con le tecnologie. Per cui le tecnologie ormai stanno rovinando letteralmente i, capitali, i, i lavoratori. No, sono... Ora, ora ascolta, è inutile dare soldi alle imprese, perché le imprese non lo usano per avere occupati, le usano per le tecnologie. Allora, la soluzione di Pellicano è una soluzione, secondo me, da portare avanti. Tecnologie... Denaro ai contratti di lavoro, questo potrebbe. Denaro no, europeo no, 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 agli no, stati ai contratti di Scusami, lavoro. Scusami, dico, allora no, non mi spiego non lo faranno mai Ma ah, questo l'ho capito non, non lo è, lo è che non serve, non lo faranno non mai non lo fanno, non lo fanno e noi questo stiamo dicendo infatti non allora lo faranno io... perché non vogliono occupati con più salario certo. vogliono disoccupati allora il tema, il tema, del, tema dell'economia e delle imprese è stato ben aperto dal professor Zacca e ora sentiamo lo stato di salute delle imprese L'altra faccia della medaglia dell'allarme di disoccupazione è la progressiva erosione del tessuto produttivo italiano. In 12 anni sono morte 120.000 aziende, lasciando a casa 1.160.000 persone. Nel manufatturiero tra il 2000 e il 2013 la produzione è crollata del 25,5%, mentre quella del resto del mondo cresceva del 36,1%. Il centro studi di Confindustria negli ultimi scenari industriali torna dunque a riaccendere i riflettori sul sistema produttivo italiano, che perde quota rispetto al resto del mondo. Nella classifica internazionale dei i paesi produttori, nel 2013 l'Italia è stata battuta dal Brasile, scivolando all'ottavo posto, tre posizioni perse in soli sei anni. L'arretramento dell'Italia va al di là della fisiologica avanzata degli emergenti, perché è stato accentuato da demeriti domestici, ha spiegato il centro studi di Confindustria. Tra il 2007 e il 2013 la produzione è calata del 5% medio anno, e questo soprattutto per il calo della domanda interna, l'asfissia nel credito, l'aumento del costo del lavoro e la redditività che ha toccato nuovi minimi. Mentre questo accade nel nostro cortile, al di fuori i paesi emergenti continuano a correre. La Cina si conferma al primo posto, seguita dagli Stati Uniti e dal Giappone. Alla quarta posizione si colloca la Germania, seguita dalla Corea del Sud e dall'India. Certo che sentendo queste classifiche ecco, ci fa pensare che è la locomotiva dell'economia del mondo e quindi dei futuri capitali e delle future scelte, perché sappiamo che l'economia in sé poi guida la politica anche del mondo, ecco. Sta Prendendo delle, delle linee diverse, eh. cioè, vediamo che nei primi cinque c'è solo la Germania al quarto posto, ma non abbiamo più. Non ho sentito parlare di paesi del G7, tanto per, tanto per fare ecco, un esempio, professore. Ecco, rispondiamo un attimo a questa tematica. A me piace bisogna, molto l'argomento messo in campo da, da Sacca sull'idea su questa idea su, qui. Io condivido molto quel che dice Sacca, ma anche di più. Si può individuare anche sociologicamente il gruppo che sta manovrando questo tipo di, di, di operazione. Per cui noi assistiamo poi a un fatto indiscutibile a livello mondiale, che c'è una fascia che diventa sempre più ricca, sparisce il certo medio e una, una fascia che diventa sempre più povera. Questo è, è, è un fatto di una gravità eccezionale. Secondo me io ho scritto un libro che avrò anticipato. La crisi del sistema. Economico, finanziario anglo-americano, perché è il motore di tutto questo che lei dice non è la Germ nella Germania che si salva perché ha una, una, alle spalle un sistema di manifatturiero mia, e di ricerca scientifica. Che che chi invece specula, chi vuole l'impero mondiale e che ha fallito in questo pienamente, perché oggi l'America si salva stampando dollari e l'Inghilterra armamenti. E sì, va bene, quello e che capita, è Soprattutto è meglio stampare la carta che quella costa e meno e, 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 e quindi loro hanno, stanno facendo questo. Naturalmente questo riavvita un certo sistema di occupazione a spese di tutti gli altri perché il dollaro poi che, che vantaggio c ha? C'ha vantaggio ancora, credibilità in tutto il mondo e che ha eh, purtroppo anche in Cina eccetera, eccetera. Però noi siamo arrivati alla frutta in questo momento, io penso, anche per loro. E sta riprendendosi qua e là nel mondo eh, è la, eh, è quello che è la base dell'economia, cioè il manifatturiero, la trasformazione dei prodotti legati al lavoro naturalmente, perché senza il lavoro, da questa combinazione nasce il PIL e il prodotto. Quello che si sta affogando appunto è il sistema finanziario così come è concepito in Occidente, che fa della gente ricchissima ed è sempre più ricca, perché queste statistiche, e si allarga la base di questa gente qua, che poi sono collegate a sistemi bancari che dipendono loro Ma c'è in certi paesi un altro aspetto molto più grave che, che è sfuggito finora alla nostra salvo in un'osservazione che ha fatto il professor Sacca Quindi, in mancanza di crescita del PIL, eh, qui è eh, successo un fatto che... Italiani, eh, coloro che sono entrati in, sul mercato del lavoro italiano, nella forma che diceva il professore, cioè attraverso l'immigrazione illegale, eccetera, eccetera, si, sono circa 4-5 milioni che guarda caso corrispondono ai 4-5 milioni di disoccupati, perché non è vero che eh, questi entrano per fare il lavoro che gli italiani non vogliono fare, ci cioè, sarà un settore delle badanti che non in Italia è difficile trovare che curino i vecchi malati stesi sul letto. Però c'è una fascia che... Loro, di, 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 che, che poi stanno... è un paradosso perché è un lavoro che gli italiani una volta facevano gratuitamente. No, no, no. C'erano i figli sì, che sì, tenevano gli anziani averla... a casa nella stessa famiglia, quindi lì deviamo... è, è un problema di carattere più edilizio che Qui è so... di carattere lavorativo. Ci sono, ci sono. Stanno invadendo lentamente anche quei settori mm. del terziario che è stato sempre un polmone bene, per l'Italia, cioè bene. Il turismo, esatto. l'alimentazione, sì. le frutte, pompe, le brutterie, le frutte, sono tutte, tutte in, in mano loro le pizzerie, le tutte, lipole, le pizzerie, tutte le pizzerie, i, eh, i eh, trasporti, eh, le, 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 i, disastro, i, adesso invadono par i parcheggi, tutto illegale, poi nessuno paga le tasse, nessuno li controlla. Ma mandano i soldi all'estero, altro che non oh, pagano i peggiori. Sì, sì. È un'altra cosa, eh, puoi, eh, allora questi sono circa questa gente che, che lavora in Italia, avendo estromesso il lavoro italiano, sono circa a 4 milioni, perché Monte la matematica più, è semplice e questo, se, questi sindacati che non dicono. Ma se il PIL non cresce? Va bene? E sul mercato del lavoro non si creano nuovi posti, chi per prende per? quei posti lì? Li prende quello che accetta 500 euro al mese, versa dalle tasche sue i contributi all'Inps e si accontenta di 450 euro. Automaticamente crea del lavoro nero che ormai in Italia non si può più fermare, se le cose vanno avanti così, e estromettono interamente un la disastro, gioventù italiana da dal lavoro, disastro, disastro. questo è il disastro vero, un disastro, un particolare dell'Italia, che un naturalmente diverso. si insinua nel disegno quello più generale. Que eh, Ma mentre possiamo... quello, più, quello più generale, professor Sacca, che, che veramente ci vorrebbe una rivoluzione perché. Sistema. Possenti, Sono sistema rimango, rimango, rimango il conduttore della io. puntata no ma io mi interloquivo Professor, allora ecco eh, Pellicano proviamo a riportare questa tematica su quello che è il rapporto anche dei sindacati eh, i sindacati eh, 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 non devono, non devono finalmente canola, perché... secondo me in Italia se vogliono ridarsi uno slancio io... devono acquisire quel ruolo di eh, rappresentanti di tutto quel mondo che è fuori dal mercato del lavoro ecco. cioè non, non serve più in questo momento in Italia più che mai difendere le posizioni. serve veramente um, delle realtà organizzate idea, che eccetera. portano le persone che sono fuori dal mercato del lavoro a dentro al mercato del lavoro per esempio anche tutto questo, questa, questa, questo dualismo questo duello che ci può essere tra eh, delle persone che forse a delle condizioni un po' migliori andrebbero a fare gli stessi lavori che fanno gli immigrati. Ecco. Siete pronti e preparati ad assumervi questo ruolo? Certo. Tutti Ma questo lo farebbero in Secondo me quello che ha detto il professore qui è vero, è una diceria che poi gli italiani non vogliono fare certi lavori perché non è vero. Oggi non è vero niente, questa è una diceria che va avanti perché fa comodo. Certo. Quindi vogliono che siano questi ex comunitari, cioè uno può ripetere le stesse cose, che vengono a Roma, fanno il lavoro a nero, con meno soldi, e poi tutti i nostri soldi vanno a finire in Romania, in Ucraina. Ma ah, questo è più no. E quindi questo sta succedendo, stanno portando fuori i nostri capitali all'estero, ma non è vero che i nostri giovani non vogliono lavorare, perché io vedo i giovani che vanno a lavorare anche a 20 euro al giorno a fare eh, i camerieri. ai call center a 350 euro: 350 euro. euro. Eh, e eh, non è vero che il sindacato poi crea questa disparità. Il sindacato sta lavorando, sta cambiando il sindacato. E infatti, come accendete oggi la televisione, la prima cosa si attaccano i sindacati. Credo che pure qui ci sia la stessa voglia, ma il sindacato serve. A unire e far lavorare meglio sia l'amministrazione sia i dipendenti, perché non è vero che il sindacato ogni qualcosa che c'è un rinnovamento è contrario, assolutamente no. Siamo i primi a volere. Per questo dopo, io, se mi dà la possibilità, vorrò parlare anche della macchina capitolina per assolutamente, spiegare. Assolutamente della seconda spiegare parte della Che suzione. non è vero che i dipendenti. E, e non è vero anche, ribadisco, che i giovani non vogliono fare certi lavori. Volevo intanto rimanere sul livello però generale, eh, Pellicano. Dopo andremo nello specifico eh, dei dipendenti del Comune di Roma, eh, perché mi interessa tantissimo approfondire questo argomento. Rimaniamo al tema generale. Secondo lei, a Spanne, vedendo la contrattazione in generale... Eh, quanto manca di risorse, cioè gli stipendi, questi chiamiamoli stipendi base, quelli che possiamo mettere tra i 1000 e i 1500 euro netti al mese, quanto manca in questi stipendi? Quindi, quanto manca di contrattazione per fare in modo che le persone escono dalla soglia di povertà e cominciano a diventare le persone che lavorano, sono contente di lavorare perché gli basta per eh, vivere il quotidiano, no? per dare soddisfazione alla famiglia, per darsi qualche hobby, la possibilità di andare in vacanza, rinnovarsi qualche elettrodomestico, rinnovare qualche qualche altro bene, qualche mobile di casa, un'automobile, ecco, quanto manca secondo voi? Che percentuale siamo? Io ti ringrazio per quello che hai detto perché è fondamentale quello che hai detto. Io vorrei che i nostri governanti capissero quello che hai detto poc'anzi perché questo è molto importante. Cioè, è mai possibile che un dipendente, io parlo su fatti, parlo di me stesso così nessuno si offende. Io ho 38 anni di comune di Roma. Di amministrazione capitolina. Sono una fascia media, una fascia C. Io percepisco con le 80 euro che ci ha dato oggi, 1.300 euro al mese, con tutto il salario accessorio che dopo spiegheremo cosa è successo. Dico, ma è mai possibile che una persona possa campare con 1.300 euro al mese, dopo 38 anni che fa di, di servizio in una. In una Ente pubblico cioè, io credo che Renzi... o pubblico o privato, eh, io direi sì, io, io, cosa. io voglio parlare di quello che conosco, eh. perché poi direi delle cose che non conosco. Quindi voglio dire: oggi il governo dovrebbe mettersi in testa quello che hai detto tu. Per campare una famiglia che ha due, due figli, due persone, quanto serve? Non dobbiamo più ragionare sul rinnovo del contratto di 20, 30, 50 euro, ma ragionare quanto serve una famiglia per campare fino a quando non creiamo questi strumenti per dare. Ai, ai dipendenti questa possibilità di comprarsi, di andarsi a mangiare una pizza, di andare a vedere il cinema, il teatro. Cioè, non dico tutti i giorni, ma una volta al mese almeno. Io credo che un salario accessorio debba partire minimo da 1.600-1700 euro al mese. Questo sarebbe un salario che renderebbe anche, cioè farebbe ripartire anche l'economia, perché l'economia oggi. Con 1.300 euro è diventato tutto superfluo. Lo stesso caffè non si prende più al bar. Si prende a casa perché è superfluo. Non ci sono i soldi. Il giornale non si compra più. Costa 1,20 euro. Sono 2.400 lire. Ma il nostro stipendio, ancora lo percepiamo, si può dire, in lire. E questo è quello che... So, professor Zacca, quello che mi sono accorto, cosa che mi dà veramente dispiacere. Non riusciamo a dare voce a... La realtà vera dell'Italia, perché in realtà oggi ci stanno la metà degli italiani, voglio dirvi: 30 milioni di nostri concittadini che vivono in una condizione, secondo me, molto prossima alla soglia di povertà. Allora, queste persone non riescono ad avere, pur essendo la metà degli italiani, non riescono ad avere la metà della visibilità nell'opinione pubblica. Secondo me questo dovrebbe, dovrebbe trasparire ogni giorno perché. Se ogni persona con grandi responsabilità pubbliche o private si trovasse di fronte costantemente la tematica che la metà dei suoi concittadini e quindi con, con probabilità la metà delle persone che incontri per strada o la metà delle persone che eh, vivono nel tuo stesso quartiere o nel stesso palazzo no, vive in delle condizioni umilianti umilianti che quindi umiliano cioè io dovrei mettere questo al centro di tutto, allora me ne dovrei fregare a volte di utilizzare le risorse per delle eh, cretinate, ma dovrei veramente riportare tutti questi soldi nelle tasche di chi comunque lavora e cercare di far accedere al lavoro più persone possibili. Allora io dico uno stato intelligente, uno stato intelligente. Se si deve indebitare e poi ogni anno lo fa se deve fare deficit, perché tanto ogni anno lo fa, allora se lo programmi facendo del bene, è inutile dire, no. mi programmo con l'idea e con l'utopia di dire che sono il più bravo del mondo, che non farò deficit, non farò debiti, ma non c'è un governo negli ultimi 40 anni che non ha chiuso l'anno senza fare debito e deficit, però lo subisco per che cosa? Eventualmente per un'operazione come quella del Mose che mi passa da da una costruzione di eh, mi sembra 2 miliardi a 7 miliardi? Cioè questi 5 miliardi in più, perché nel progetto iniziale non c'erano, non servivano, cioè il prodotto che ho dato è lo stesso. Io ho, ho messo questi 5 miliardi in più che potevano essere ridistribuiti: non 80 euro, ma ridistribuiti per, no, per meno 300-400 euro in più a tutta la fascia di lavoratori. Potevano servire a rinnovare i contratti che sono fermi dal 2009. Allora io dico, cioè questa, questa è una follia: secondo me è tutta una follia perché si parlano persone che vivono bene. Io vado a prendere, la, prendo la Madia, tanto per prenderne una che poi la affronteremo con tematica. Lei è la compagna o oh, la moglie, non ho capito, del figlio di Napolitano, quindi io immagino che lei non avrà problemi economici, no? Lei vive nell'oro, quindi una che vive nell'oro, cioè io capisco, ma come fa a capire realmente quali sono le problematiche? Quella è quasi aristocratica, quasi nobile, cioè non potrà mai entrare, cioè in quest'ottica delle cose da mettere in campo per poter riorganizzare la pubblica amministrazione. È una persona che sicuramente non sa neanche quali sono le problematiche che ti eh, intrappone e che, che mette tra te la soluzione del tuo problema la pubblica amministrazione. Quella fa chiamare da, da, dal marito, che è il figlio del Presidente della Repubblica, e a ogni, ogni provvedimento, anche quello impossibile, per lei diventa possibile. Allora come può una persona del genere essere messa lì, inesperta? Perché c'ha un'età che veramente non ho capito, questa nella vita non ha mai fatto un giorno di lavoro, quindi inesperta verità. Vive un mondo irreale, è un mondo che forse in Italia il suo mondo lo, lo vivranno forse in, in 10.000 persone, per quanto è un mondo protetto, incubato, battato. Allora com'è possibile no, che a questa persona io do la responsabilità di rinnovare tutto il settore della pubblica amministrazione e del lavoro? Cioè, già mai, dico Poletti, poi lo sentiremo nell'intervista, almeno questa è una persona che tutti i giorni è stato nel mondo del lavoro, ma mi sembra infatti, però, un, non facendo parte di quell'elito, un ministro debolissimo, perché poi sentiamo che no, non mi sembra di sentirlo tutti i giorni, la tematica del lavoro è la più importante, si dovrebbe parlare solo di questo, ma sto ministro... Voglio parlare. Eh? Voglio parlare. Dillo. Allora, io, come tu sai, ho scritto un libro, alcuni anni fa, lavoratori imprenditore e qualche mese fa, dal lavoro imprenditore, dal lavoratore imprenditore al cittadino imprenditore. I rapporti, tutti i rapporti, sono rapporti di forza. Fare del moralismo non serve a niente. Rivendicare la pazzia degli uni o degli altri non serve a niente. Qui non si tratta di pazzia. O se mi sono spiegato precedentemente, c'è un disegno molto, molto, molto lucido. Molto e questo l'abbiamo capito. Ma è importante questo, perché non è una classe dirigente incapace, è una classe dirigente capacissima di rovinare gli altri, e capacissima di difendere se stessa. Noi crediamo che loro si prendano a cura la crisi, ma la crisi la vogliono. Se non si capisce questo, noi crediamo che siano degli imbecilli. No, sono dei mascalzoni, è un'altra cosa. Quindi è inutile rivendicare perché non danno più soldi ai cedi medi, ai sedi bassi invece di pigliarsi loro, lo vogliono. Quindi, o c'è un rapporto di forze, in obblighi a darti i soldi, o invocare. Questo è l'errore dei sindacati. Un errore storico dei sindacati. Non sanno capire che cosa è successo. Quando i lavoratori chiedono al capitalista di, di aumentargli lo stipendio, il capitalista ti dà un caccia in culo. Perché? Nella possibilità di farlo, perché importa i immigrati, importa lavoro nero. C'è a disposizione lavoratori quanto ne vuole, con le tecnologie le si spedisce, quindi e questo è questo il cambiamento storico del capitalismo. Io non riesco a spiegarmi: il cambiamento storico del capitalismo perché non siamo più negli anni '70-80, quando il capitalista ti faceva il sciopero e, e il capitale gli dava gli aumenti salariali. No! Se il, gli fa, se il lavoratore gli fa sciopero, al capitalista conviene benissimo, ti licenzia tranquillamente, e se ne trova mille. A o non trova nessuno Anzi. perché sostituisce con le macchine ecco. quindi stiamo attenti a sbagliare. Storia I, i sindacati sono vecchi di cent'anni, ragionano come nei primi del novecento: che credendo che possano premere sul capitale, dicendo al capitalista dammi più soldi, non è più così. Allora, qual è l'alternativa? Io l'ho detto e la ridico e lo dico finché Ma crepo: fare l'impresa di lavoratori, fare l'impresa di lavoratori. Se i lavoratori non possono avere la forza di dire al capitale, se tu non mi dai soldi, io ti faccio l'impresa io, se tu te ne vai all'estero, io mi piglio la tua impresa, se non impongono allo Stato la possibilità di un'alternativa di impresa di lavoratori affittando su un manager, qui non facciamo niente, perché capi? i lavoratori sono a terra, sono paralizzati, sono impotenti. Quindi è inutile fare il discorso darci più soldi, non glieli daranno mai li faranno crepare di fame, gli faranno vendere loro e le case, e vogliono che venda loro e le case. Quasi ci vale lo scopo di tutto questo, farti vendere la casa. Qui, tu, qui ci sono criminali, noi stiamo scherzando. Il capitalismo vuol dire rimangare il profitto è disposto a tutto. Giustamente parlava degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno facendo delle cose incredibili pur di rovinare l'Europa e di dominare il mondo. Ma voi pensate che non è incredibile mettere una guerra in Ucraina, la quale è mezza russa, e, e tentare di staccare l'Ucraina dalla Russia quando chi la conosce pensa è una pazzia, una pazzia follia totale. L'Ucraina è intersecata di Russia, non so se mi spiego, vive alle spalle della Russia. Cercare di creare una guerra civile in Ucraina per impedire che il petrolio russo venga in Europa e l'amicizia tra Russia e Europa è criminale. Sono criminali. Io non so come dire. È inutile affidarsi al buon senso, al buon gusto, alla bontà e alla generosità allora... di questa gente. Questa ti fa morire e ti gode di morire. Quindi o c'è un'alternativa rivoluzionaria, uso il termine rivoluzionario in senso storico, cioè rapporti di produzione mutati, la ricchezza sociale... Divisa diversamente, ma ci vuole una forza storia. Io ho scritto un articolo su Borghese, ben diretto dall'amico Claudio Tedeschi, in cui ha detto: Piccolo Borghese di tutto il mondo, unitevi e stavolta, storicamente. storicamente Caro Diego, ti dico una cosa, per me, da professore di sociologia, almeno una volta: bisogna creare l'alleanza tra proletariato e cedo medio perché se non si crea questa alleanza. Il proletariato ha paura del ceto medio e il ceto medio ha paura del proletariato, a tutte e due li frega il grande capitale. Sono d'accordo con te. Ecco. Sentiamo come risponde a proprio le provocazioni di Alan Friedman, e il ministro Poletti, che vorremmo che prendesse un po' più di potere o dessere dimissioni immediatamente. Visto la condizione. vorrei elencare le 5 o 6 punti chiave che io credo che devono essere e vediamo devono... se Poletti sì. mi dice c'è già Friedman oh, o no, vediamo, no. Vediamo. facciamo un piccolo quiz allora sì. ehm, per me ehm, cominciamo con un tema che farà piacere al mio collega qui eh. l'abolizione della cassa integrazione in deroga mm. questo miliardo e mezzo di sprechi all'anno che va sostituito a mio avviso con Sussidi di disoccupazione uguali per tutti oppure assistenza sociale? Renzi stesso ha detto qualche mese fa, cassa integrazione in deroga, ha detto a me nell'intervista un'intervista novembre scorso, chiamiamolo col suo nome, è assistenza sociale, bisogna avere sussidi sì. um, di disoccupazione uguali per tutti. Riesce a, a, sei d'accordo con questo Poletti, e B, riesce a farlo accettare Escritto. dalla Camusso? Ma io Noi non siamo d'accordo con l'idea: sì, siamo d'accordo, ecco. bisogna farlo e perché qui abbiamo un problema che fa riferimento al fatto che c'è una parte di cittadini italiani che non hanno sostegno quando sono in una situazione di grande difficoltà. Quindi Attiamo bisogna un anno due anni di sussidi di distribuzione per tutti, con un welfare e eh, cerchiamo di farli. Eh, No? È previsto. allora numero I soldi ci sono per farlo? Scusate se io mi. Eh, perché... No, non ci sono già adesso. È una, no, 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 una riallocazione di un miliardo parte e mezzo. ci sono? Da ecco, parte parte ci parte alle ASPI, propone sempre. Ogni anno vanno trovati. Signore, eh? signore, signori, aspi esiste il mm. miliardo e mezzo. Mm che si etichetta Cassa Indicazionale di deroga e si lascia parassiti che lo approfittano per 7, 8, 9 anni, ex dipendenti di Alitalia o di fabbrica, mm. che mangiano questi soldi dei contribuenti, sì. non va bene. Quindi va reso uguale per tutti. Proviamo un altro sì. per Poletti. Centri di impiego e politiche attive. Eh, Italia, eh, con i suoi 9 o 10 persone che lavorano nei centri di impiego... Riesce a piazzare 2 o 3% in Germania e in Inghilterra. 4%. Beltene, 4? Fantastico. <ride> ma è <in> 5 o 10 <ride> volte e molto di più in Nord Europa. In Germania, dove in Germania e in Brasile. In Germania e in Brasile. In Germania Ma sono, hanno fatto una riforma notevole dieci anni fa con un governo di centro-sinistra che ha creato dei job center, eh, dei job center, di riqualificazione dei bonus voucher per uh, private public partnership, Poletti, riqualificazione, centri di impiego, politiche attive, la legge delega c'è una delega specifica per la costruzione dell'Agenzia Nazionale per il Lavoro che significa riformare tutta la struttura e bisogna essere onesti. Noi abbiamo in Italia sui servizi per l'impiego, che chiamiamo servizi per l'impiego ma di fatto sono l'anagrafe della disoccupazione mm -hmm. e quindi bisognerebbe cambiare sì. di nome perché fanno un altro mestiere dal punto di vista della prospettiva noi vogliamo fare politiche attive per fare le politiche attive servono le infrastrutture le infrastrutture sono i servizi per l'impiego e insieme ai servizi per l'impiego la collaborazione con le parti sociali e con le agenzie che ha mercato fanno questo mestiere questi tre soggetti insieme ma fare i servizi possono... per l'impiego vuol dire anche assumere delle persone e avere molta più gente ma che ci lavora ad esempio le dovremmo chiederci una cosa eh, intanto confermare i precari perché il gran parte e sono il primo... precari ma c'è Italia Lavoro che ha 400 eh, ma questo è, uno dei problemi che va... è precario. Sì, eh. ma questo è uno dei primi problemi di questo paese. Storicamente siamo andati avanti con delle pezze su delle pezze, quindi abbiamo fatto finta di non assumere assumendo dei precari. Sì. Abbiamo fatto finta di gestire i lavoratori socialmente utili certo. rinnovandoli ogni sei mesi. Abbiamo fatto sempre robe di questo genere, adesso bisogna dargli un taglio e bisogna dire che serve una soluzione strutturale. Che ci dia nuove agenzie fatte come si deve, col personale formato. Allora, eh, col personale esempio. formato vuol dire mandare via chi però non è in grado di riformare non non o cacciare la gente eh? Ci sono 9.000 no, 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 persone no, che vanno a o riformati. Ma non c'è dubbio. Non sono all'altezza questi sistemi di riforma. O rimandi sono... via sugli altri. li di... Ma scusate, se fate giocare a calcio a dei ciclisti, come fate a dire che non sono all'altezza? Certo. A questa gente gli è stato chiesto di fare l'anagrafe dei disoccupati e se pretendete che questi, essendo stati chiamati a fare anagrafe ai disoccupati facciano il matching tra il bisogno delle imprese e il bisogno dei lavoratori è chiaro che non lo ecco, fanno andiamo a uno ma, più e vanno più formati? certo vanno, vanno formati, formati ma c'è anche un problema mobilità di, di c è c è un mobilità nel pubblico impiego perché non è detto Stavo che ci ricordo. siano persone che stanno oggi nelle province piuttosto che dall'altra parte mobilità. possono essere utilizzate che a fare quel tipo di lavoro per cui non è detto che uno deve mandare a casa Fagli fare un lavoro che serva, fagli fare una cosa utile ai cittadini, che alla fine diventa la maniera per dare soddisfazione alle persone. Cosa l'impressione che mi ha dato il Ministro Boletti? Ci cioè, rifletteva perché eh, le persone anche nella, nel modo confusionario con il quale si esprimono è sempre meglio ascoltarli eh, per vedere come reagiscono anche con eh, gli atteggiamenti, le domande che gli vengono fatte. Io ragionavo e dicevo perché Renzi e Napolitano scelgono Poletti per quel ruolo. In realtà sul tema più importante si mette un rappresentante delle cooperative. Ecco, dico perché tu metti in campo una situazione del genere. Non vorrei che lui fosse la garanzia che i fondi per l'assistenzialismo al lavoro continuino ad arrivare sempre nelle solite casse. Senza che noi eh, ce ne possiamo accorgere, non vorrei che fosse questo il tema. Comunque, riprenderemo nella seconda parte della puntata, facendo, finendo di sentire Poletti, e poi chiederò ai miei ospiti, come al solito, un commento. Un breve spot pubblicitario e riprendiamo subito. Grazie.